minuti di attenzione. Non dovrei farlo io, ma la persona che deve farlo, cioè Marisa, è assente in questo momento, che è in vacanza, e allora mi ha chiesto di farlo io al suo posto. Per le persone del mondo cattolico, noi facciamo parte di un'associazione nazionale che si chiama Rinnovamento di Comunione, che ha il suo convegno annuale, quello nazionale, il 23° convegno esattamente, 9, 10, 11 novembre a Montesilvano Pescara. Allora, qui ci sono i Deplian per partecipare con tutti i costi. Se siete interessati lo fate sapere a me o a Marisa, e poi c'è tutta l'iscrizione che comunque fa sempre riferimento a Marisa, che è la responsabile della logistica, quindi se ne occupa lei. È una buona occasione di fare un'altra esperienza di comunione. Qualcuno l'ha già fatta sia a Montesilvano che a Fiuggi negli anni indietro, e sono esperienze di comunione perché ci sono le realtà di tutta Italia che si incontrano, e ci sono anche predicatori diversi, proprio stando proprio in quello che ci ricordava Corrado oggi, le voci diverse. Ciao Sergio. Le voci diverse, ma raccogliamo sempre messaggi da parte di Dio, e quindi questo è molto bello, perché davvero ci apre anche la nostra visione, la nostra capacità di vedere, di riconoscere le sue cose e di ascoltare le sue cose. Quindi è un'opportunità. In fondo ci sono i Deplian, per chi è interessato può prenderne uno e poi andare a agire di conseguenza. Lode al Signore. Siamo pronti, ragazzi? Quasi. Siamo pronti per un'altra serata straordinaria? Quasi. Quasi, dice. Amen. Le danzatrici sono quasi pronte, i nostri cuori sono sempre pronti, amen. E allora quale cosa migliore di iniziare questo tempo ringraziando Dio? Perché, l'abbiamo detto, conosciamo la sua fedeltà. Lui è il garante, ci aveva detto all'inizio della sessione pomeridiana. E questa condizione è quella che condiziona in bene tutta la nostra vita. E quindi vogliamo proprio alzarci in un atteggiamento di coloro che sono in movimento, di un popolo che ha desiderio di uscire dalle sue posizioni per entrare nelle posizioni della verità. E vogliamo già ringraziare il papà, ringraziarlo, perché sappiamo che questa sera ci sarà una raccolta molto abbondante. Ognuno di noi porterà a casa le 12 ceste. Amen. Amen. E quindi prendetevi un tempo, mettete nel cuore tutte le persone che si affidano a voi, le persone che portate abitualmente nel cuore, perché oggi davvero ce n'è da distribuire per ognuno, nel nome potente di Gesù. Amen. Lode a te, Signore, benedetto tu sei. Grazie, ti lodiamo, ti benediciamo, ti ringraziamo. Benedetto tu sei, Signore. Signore, vogliamo imparare a lodarti anche con la nostra bocca, Signore. Grazie, grazie, grazie. Non siamo capaci di dire qualcosa, ma grazie siamo capaci di dirlo, Signore. Ti benediciamo, ti lodiamo, ti ringraziamo, ti adoriamo. Signore, benedetto tu sei, Signore. Dalle nostre parole cominciano a uscire solo parole di benedizione, via le parole di maledizione. C'è anche parole che dicono male, Signore, che parlano dei nostri mali, che affermano situazioni di male. Via, Signore, noi preferiamo benedirti, lodarti e ringraziarti. E la tua parola dice: guardate a me e sarete raggianti, Signore. E questa sera questo luogo deve diventare un luogo illuminato, Signore, deve diventare una centrale elettrica, una centrale d'amore, Signore, e portare luce, luce nelle realtà che abbiamo detto, ma anche nella nostra città, Signore, nelle nostre città, nella nostra Italia, Signore. Benedetto tu sei, Signore, per il tuo spirito che non ha barriere, non ha confini. Noi ti lodiamo, ti benediciamo e ti adoriamo. Lode, 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 benedizione a te, Signore, grazie. Lode.
senza prorompi una tetrina di gioia, perché una grande raccolta è già pronta per te. Colui che ti parla è tuo Dio, il creatore, il tuo sposo. Nella mia immensa grazia avrò compassione di te. Non devi temere, non devi temere, non devi più avere vergogna, perché il mio amore da te non si allontanerà. Nessuna oppressione, nessuna arma contro il tuo bene potrà mai prosperare, perché avrò cura di te. Allarga il luogo, allarga il luogo della tua dimora, allarga il luogo della tua dimora, stendi i tuoi teli senza risparmio, distendi i tuoi teli senza risparmio, allunga le corde, rinforza i tuoi pioli, allunga le corde e rinforza i tuoi pioli, perché ti espanderai, sì ti espanderai, a destra e a sinistra, allora è solo. Giubilo chiesa, giubilo chiesa, prorompi note grida di gioia, perché una grande raccolta è già pronta per te. Colui che ti parla è il tuo Dio, il creatore, il tuo sposo. Nella mia immensa grazia avrò compassione di te. Non devi temere, non devi temere, non devi più avere vergogna, perché? Perché il mio amore da te non si allontanerà. Nessuna oppressione, nessuna oppressione, nessuna arma contro il tuo bene potrà mai prosperare, perché avrò cura di te. Allarga il luogo della tua dimora, allarga il luogo della tua dimora, stendi i tuoi teli senza risparmio, distendi i tuoi teli senza risparmio, allunga le corde, rinforza i tuoi pioli, allunga le corde, forza i tuoi pioli, perché ti espanderai, sì ti espanderai, a destra e a sinistra, all'ordine e al sole, alleluia. Sì, ti espanderai, destra e sinistra, a nord e a sud, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, oh, 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 oh.
vendito te, senza risparmio, allunga le corde, rinforza i tuoi piedi. Questa generazione a te, con il tuo amore e con la tua potenza, la tua gioventù verrà a te. Ti stai chiamando questa generazione a te, la nostra nazione vedrà la gloria tua, Signore, ogni occhio lo vedrà. Spirito Santo, il tuo fuoco brucia in noi, stiamo vivendo per fare ciò che vuoi. Tu sei il Signore, tu sei il Signore, ovunque noi andremo a proclamare il potente Vangelo, il glorioso cielo. Tu stai chiamando questa generazione a te, con il tuo amore e con la tua potenza, la tua gioventù è nato. Tu stai chiamando questa generazione a te, la nostra nazione vedrà la gloria tua, Signore. Ogni occhio, occhio no. Spirito Santo, la tua volontà faremo, tu l'hai promesso, la tua gloria noi vedremo, la messa è grande, la messa è grande, poco sono gli operai, Signore andrò, vedrò. Questa generazione a te, con il tuo amore e con la tua potenza, la tua gioventù verrà a te. Stai chiamando questa generazione a te, la nostra nazione vedrà la gloria tua, Signore. Ogni occhio, ogni
Generazione, con il tuo amore e con la tua potenza, la tua gioventù verrà. Ti sta chiamando questa generazione, la nostra nazione vedrà la gloria tua, Signore. Ogni occhio lo vedrà. È molto più grande di quello che pensiamo, di quello che immaginiamo. Riesci a vederlo stasera? Riesci a vederlo stasera? Dio è potente mediante la sua potenza che abita in noi. Fare smisuratamente al di là di quello che noi chiediamo, pensiamo. Alleluia. Chiudi i tuoi occhi e lascia che lo Spirito Santo apra quelli dello Spirito. Alza le tue mani, dai, dichiariamolo tutti insieme, con tutto il cuore. Tu stai chiamando questa generazione a te, con il tuo amore e con la tua potenza, la tua gioventù verrà a te. Tu stai chiamando questa generazione a te, la nostra nazione verrà la gloria tua, Signore, ogni occhio lo vedrà. Occhio lo vedrà, ogni occhio lo vedrà, ogni occhio lo vedrà. Ogni occhio lo vedrà. Signore, stai togliendo davanti ai nostri occhi tutto ciò che ci impedisce di vedere questo, Signore. E vedo proprio lo spirito di giudizio che viene tolto dal nostro cuore, dai nostri occhi, Signore, che proprio diventa un ostacolo enorme per accogliere l'altro, Signore, per accogliere la chiamata del fratello. Signore, ti benedico per quest'opera davvero gloriosa che stai compiendo ai nostri occhi, Signore. Veniamo ripuliti da ogni cosa che ci divide dalla tua gloria, dalla bellezza di riconoscere l'altro parte di te, Signore, chiamato da te. Signore, noi ti benediciamo perché davvero sei sempre all'opera e in quest'opera non resterai fermo se non ci farai entrare anche a noi, Signore. Desideri proprio che anche noi abbiamo la tua stessa visione, Signore. Grazie, grazie papà, grazie, grazie, ti benediciamo. Cielo.
desiderio nel mio cuore vedere te. C'è una passione dentro me che brucia per te, Signore. La fiamma è accesa, desidero te, Gesù. Con tutto il cuore grido che io vedrò la tua gloria. Io vedrò la tua gloria, io vedrò la tua gloria, sto vivendo per questo, io vedrò la tua gloria, io vedrò la tua gloria. Gloria, io sto vivendo per questo. C'è un desiderio nel mio cuore per te, c'è una passione dentro me, c'è una passione dentro me che brucia per te, che brucia per te, Signore. La fiamma è accesa, la fiamma è accesa, desidero te, te Gesù. Con tutto il cuore grido che io vedrò la tua gloria, io vedrò la tua gloria, sto vivendo per questo. Dai, dichiariamo tutti insieme, è l'unico motivo per il quale viviamo. Oh sì, vedrò la tua gloria, io vedrò la tua gloria. Io vedrò la tua gloria in questo tempo, io vedrò la tua gloria, Gesù, sto vivendo per questo. Alza le tue mani e la tua voce, io vedrò la tua gloria, io vedrò la tua gloria. Io vedrò la tua gloria, sto vivendo per questo, solo per questo. Io vedrò la tua gloria, io vedrò la tua gloria, io vedrò la tua gloria. Io vedrò la tua gloria,
sto vivendo per questo. Dai, ancora una volta, io vedrò la tua gloria, io vedrò la tua gloria, io vedrò la tua gloria, sto vivendo per questo. Uscito, alleluia, ritornerà, la sua chiesa rapirà, saremo con lui per l'eternità. Gesù è il nome al di sopra di ogni altro nome, non c'è, non c'è nessun altro come Dio Signore. Lui è morto per me, al posto mio, risuscitò. Lui ritornerà, la sua chiesa rapirà, saremo con l'eternità. Lui è morto per me, al posto mio, risuscito il terzo giorno, ritornerà, la sua chiesa rapirà, saremo con lui l'eternità, l'eternità.
fianco, so che non mi perderò con te al mio fianco, sì lo so ce la farò con te al mio fianco, ogni prova affronterò con te al mio fianco, più paura non avrò. Io confido in te, Signore, io ti amo. Io confido in te, la tua grazia mi basta. Mio fianco, trovo forza per sperare, con te al mio fianco, io non smetto di sognare, con te al mio fianco, le montagne sposterò, con te al mio fianco, giganti vincerò. Io confido in te, Signore, io ti amo. Io confido in te, la tua grazia tua grazia mi basta. Con te al mio fianco trovo forza per sperare, con te al mio fianco io non smetto di sognare, con te al mio fianco montagne sposterò, con te al mio fianco i giganti vincerò. Io confido in te, Signore, io ti amo. Io confido in te, la tua grazia tua grazia.
forse non siamo mai distanti, Signore, perché ci fai riconoscere davvero parte di te. Signore, la tua grazia ci basta, ma non ci basta solo in questo momento di adorazione, ci basta in quelle difficoltà, Signore. Davvero ci tiene saldi, ci tiene fermi, stabili. Tu hai detto, Signore, che nel mondo avremmo avuto tribolazioni, ma ci ricordi che tu hai vinto il mondo, Signore. Ed è per questo, Signore, che oggi ci riempi di questa verità, Signore. Tu sei il consolatore, Signore. Il consolatore, colui che sta con colui che è solo. E vogliamo anche, Signore, rivedere alla luce di questa verità, Signore, ogni istante della nostra vita che credevamo di esserlo. E in realtà, Signore, ci fai accorgere che tu eri accanto a noi, Signore, che tergevi le nostre lacrime, che ci sostenevi, che ci rialzavi quando siamo caduti, Signore. E che ci facevi vedere quella luce che ci ha permesso di arrivare fino qui, Signore. Fino qui, ma noi siamo chiamati ad andare davanti a tutta la tua gloria, Signore, riconoscendo la tua verità per intero, Signore. Noi ti benediciamo, Signore, ti benediciamo perché ci convinci attraverso l'amore, Signore, non per forza né per potenza, ma per il tuo spirito, Signore, per il tuo spirito incredibile. Sei meraviglioso, Gesù, sei meraviglioso, Gesù.
noi cantiamo santo, 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 santo è il Signore, è il Signore, cantiamo degno e grande. Lui è qui, è l'Agnello. Degno, 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 degno è l'Agnello. È Fa mi trovavo su un palco in una comunità a Firenze. E prima di iniziare la riunione, tutto il gruppo musicale, insieme a tutto il gruppo musicale, pregammo prima della riunione. E fu in un istante, nel momento in cui ci prendemmo per mano, sentì questa melodia nel cielo, sentì gli angeli che cantavano questo canto in maniera così chiara. Ci alziamo tutti in piedi e lo cantiamo insieme. Alleluia. Yeah.
ascoltiamo. Vanno via, le paure vanno via, ogni oppressione va via, metti la tua mano dove hai l'infermità e nel nome di Gesù comanda all'infermità di andarsene via dal tuo corpo, ora. Presenza dell'Iddio onnipotente, comanda la malattia nel tuo fisico di andarsene via ora. Non hai bisogno di gridare. L'autorità non ha bisogno di gridare. È stata preparata per noi, Signore. E
come alle origini, Signore, che tu hai preparato tutto e poi hai messo noi perché vi regnassimo, ancora una volta tu hai preparato tutto, Signore, perché ognuno possa regnare ancora adesso, in questo tempo, nella sua vita, nel nome di Gesù. Amen, Signore. Fammi vedere
profondità, le tue profondità. Diglielo allo Spirito Santo che non hai paura di seguirlo, diglielo. Diglielo che non hai timore, che non hai paura. Ovunque ti porterà, ovunque ti condurrà. Abisso chiave abisso, dice la Bibbia. Lo Spirito Santo ci porta nelle profondità e negli abissi di Dio. Portami in profondità. Vedere ciò che non ho visto mai, portami in profondità e fammi ascoltare ciò che non ho ascoltato mai. Spirito di Dio, portami in profondità e voglio ricevere ciò che il mio cuore non ha ricevuto mai. Spirito di Dio, portami in profondità. Dove non ho visto mai, dove non ho ascoltato mai, dove non ho ricevuto mai. Portami in profondità, perché non ho paura di affogare, perché sono in te, io sono con te. La tua grazia è l'oceano, la tua grazia è il tuo mare, la tua grazia è il tua grazia è immensa, incredibile. Io non ho paura di te, non ho paura di immergermi. Portami in profondità nel tuo fiume, Spirito di Dio, più in profondità, sempre più in profondità. Stato mai, oh, dove non sono stato mai, non ho paura con te, non ho paura con te. Iniziamo questo viaggio, iniziamo questa avventura. Sono in te, perché sono in te. Oh.
gloria insieme. Spirito Santo, tu è Dio, tu è Dio. Iniziamo questo viaggio, portami in profondità, dove non ho più paura, dove non ho più paura, dove non ho più paura. Ciò che occhio non ha visto, ciò che orecchio non ha udito, e ciò che non è salito in cuor d'uomo, queste sono le cose che Dio ha preparato per coloro che lo amano, e Dio le ha rivelate a noi per mezzo del suo Spirito. Persona che è accanto a te, per favore, preghiamo per qualche istante gli uni per gli altri. Spirito Santo, ti chiediamo coraggio per seguirti ovunque tu ci guiderai. Qualunque sia il passo che tu ci chiederai di fare, noi ti ringraziamo perché è il meglio che tu hai preparato per noi. Grazie con tutto il cuore nel nome di Gesù. Ho ricevuto qualcosa del Signore, ho visto due mani che mi abbracciavano, che ci abbracciava, che abbracciava la Chiesa. E come il canto diceva, non aver paura, non dobbiamo aver paura, dobbiamo veramente essere consapevoli dell'amore del Padre, che il Padre vuole avere comunione con noi dalla mattina alla sera. Come dicevamo oggi pomeriggio, diceva Corrado, appena ci svegliamo veramente cerchiamo di mettere il nostro spirito subito al suo ascolto, perché quello veramente determina la giornata. E se noi siamo riempiti subito dal mattino gloriosamente, innalzandolo Gesù, innalzatelo ogni mattina, dategli gloria, gloria per favore, gloria, perché c'è bisogno di ricevere. Basta perdere tempo con cose inutili. Bisogna veramente avere fame e mangiare alla sua mensa davanti al suo trono. Amen. Alleluia. Io voglio aggiungere che ho sentito proprio forte che il primo coraggio, oggi si diceva che dobbiamo partire da noi, è quello di scegliere cose buone per ognuno di noi. Trovare davvero il coraggio di dire che se una cosa non è più per te, non è più per te.
E solo lo Spirito Santo ci può dare questo coraggio. E mi viene in mente quando un figlio si sposa, magari in una famiglia molto felice, non è così facile fare un passo di lasciare la sua famiglia di origine, seppur andando con una persona che ama, eccetera, ma mette in discussione tutto il suo mondo, ma sa che quel bene ha fatto il suo tempo, c'è un altro bene. E quel bene che ha fatto il suo tempo magari si deve elaborare in un modo nuovo. E credo davvero che questo sia per la Chiesa tutta un tempo di grande rivoluzione, di grande scelta che è associata alla maturità. Perché la libertà che il Signore ci dà è insieme alla responsabilità. Noi non possiamo pretendere di avere solo libertà e poi non essere responsabili di vivere questa stessa libertà. Ma da ora in avanti il nostro cammino è mosso dallo Spirito, ma anche da noi. Cioè il Signore ci fa camminare insieme. L'abbiamo detto più volte, noi forse non ci saremmo scelti, ma lui ci ha scelto uno per uno. Non ha escluso nessuno delle persone che sono qua. E di tante di quelle che sono fuori, che magari neanche noi sceglieremo, ma lui le ha scelte. E io vi voglio chiedete allo Spirito questo coraggio, il coraggio ogni mattina davvero di scegliere ciò che è buono, perché ciò che è buono con la B maiuscola non è ciò che va bene così così, c'è un bene che è un bene assoluto alla quale noi siamo chiamati e per la quale siamo destinatari e non accontentiamoci di un minor bene. Amen. Amen. Grazie, sì. Quanti hanno avvertito quello che lo Spirito Santo ha fatto poco fa? Posso vedere la mano alzata, se no non lo comprendo. Quanti hanno afferrato quello che lo Spirito Santo ha fatto poco fa? Con quel canto in estemporanea. Che è da riprendere. È da riprendere. Si dice da noi, o piccolo. O piccolo. Apriamo la Bibbia in Ezechiele 47. Quanti erano qui oggi pomeriggio? Cosa devi dire alla persona accanto a te? Diglielo alla persona. Dario, ravvediti. Per chi volesse comprendere questo può ascoltare la diretta sulla pagina di Daniela. Ezechiele 47. Egli mi condusse nuovamente all'ingresso del tempio ed ecco delle acque uscivano da sotto la soglia del tempio verso est, perché la facciata del tempio guardava a est. Le acque scendevano da sotto il lato destro del tempio, a sud dell'altare. Poi mi condusse fuori attraverso la porta nord e mi fece girare di fuori fino alla porta esterna che guarda ad est ed ecco le acque sgorgavano dal lato destro. L'uomo avanzò verso est con una cordicella in mano e misurò 1000 cubiti. E poi mi fece attraversare le acque, mi arrivavano alle caviglie. Misurò altri 1000 cubiti, poi mi fece attraversare le acque, mi arrivavano alle ginocchia. Misurò altri 1000 cubiti, poi mi fece attraversare le acque, mi arrivavano ai fianchi. Misurò altri 1000 cubiti. Ed era un fiume che non potevo attraversare perché le acque erano cresciute, erano acque nelle quali bisognava nuotare, un fiume che non si poteva attraversare. Egli mi disse, hai visto figlio d'uomo? E poi mi fece ritornare nuovamente sulla sponda del fiume. Dopo essere ritornato, ecco, sulla sponda del fiume moltissimi alberi da un lato e dall'altro. E quindi mi disse, queste acque si dirigono verso la regione est, scendono nell'Araba e sboccheranno nel mare. Ed entrate nel mare, le sue acque saranno risanate.
e avverrà che ogni essere vivente che si muove dovunque il fiume arriverà vivrà, e ci sarà grande abbondanza di pesce perché vi giungono queste acque e risanano le altre. Ovunque arriverà il fiume, tutto vivrà. E avverrà che sulle sue rive ci saranno pescatori, da En-Gedi fino a En-Eglaim. Sarà un posto dove si stenderanno le reti e il suo pesce sarà dello stesso genere in grande quantità come il pesce del Mar Grande. Ma le sue paludi e i suoi acquitrini non saranno risanati, saranno lasciati per estrarre il sale. E lungo il fiume, su entrambe le sue sponde, crescerà ogni specie di alberi da frutto, le cui foglie non appassiranno e il cui frutto non verrà mai meno. Porteranno frutto ogni mese perché le loro acque escono dal santuario e il loro frutto servirà di cibo e le loro foglie di medicina. Ci sarebbe veramente tanto da dire su questo argomento. È un capitolo molto interessante ed è molto così, è molto simbolico, ci sono molti simboli. Ed essendo un linguaggio simbolico è aperto a tante interpretazioni, a tanti modi di riflessione. Però concentriamoci su qualcosa di semplice questa sera e parliamo del fiume, ok? Semplice. E vorrei rileggere insieme a voi dal verso 3 al verso 5. L'uomo avanzò verso est con una cordicella in mano e misurò 1000 cubiti. Poi mi fece attraversare le acque e mi arrivavano alle caviglie. Misurò altri 1000 cubiti e poi mi fece attraversare le acque e mi arrivavano alle ginocchia. Misurò altri 1000 cubiti e poi mi fece attraversare le acque e mi arrivavano ai fianchi. Misurò altri 1000 cubiti ed era un fiume che non potevo attraversare perché le acque erano cresciute. Erano acque nelle quali bisognava nuotare, un fiume che non si poteva attraversare. Posso farvi una domanda? Ma non siete stanchi della religione? Solo a volte. Non siete stanchi del fatto che le riunioni continuano a passare e le cose non cambiano? Ma qual è il motivo per il quale siamo qua stasera? Onestamente. Mangiare. Il problema è che stiamo mangiando così tanto, che stiamo diventando così grassi, che non riusciamo a smaltire quello che mangiamo. È normale. Se noi non attiviamo il nostro metabolismo, noi stiamo riempiendo la chiesa di obesi. L'obesità spirituale, quella di cui parla Paolo, dice la conoscenza che fa? Ci fa? Tronfi. Gonfi e tronfi. Bellissima questa. Abbiamo appena letto qualcosa di... È un capitolo, è 30 anni che leggo questo capitolo e ogni volta che lo leggo vado in crisi. Perché non sono contento di quello che sto vivendo. Perché so che c'è di più. Perché so che c'è molto di più. E se sei contento di quello che stai vivendo, allora hai un problema serio. Non sto dicendo che non dobbiamo essere grati per quello che abbiamo, per quello che stiamo vivendo. Non fraintendetemi. Ma non siamo stanchi di andare riunione dopo riunione, anche se è bello stare insieme, è straordinario.
Ma non è questo lo scopo finale. Noi abbiamo fatto delle riunioni il fine, mentre dovrebbe essere il mezzo per arrivare ad un fine. Noi abbiamo fatto dei nostri assembramenti e delle nostre riunioni il fine ultimo, mentre in realtà non lo sono mai stato, sono un mezzo per arrivare a un fine. E qual è il fine? Il fine è entrare nella pienezza del fiume. Amen. Ora, quando noi ci muoviamo in un nuovo elemento, che non è l'aria nella quale noi ci muoviamo nell'atmosfera, nell'ossigeno, abbiamo padronanza dei nostri movimenti. Qua Ezechiele dice che quest'uomo, che probabilmente era un angelo, non sappiamo, questo è quello che possiamo dedurre, era un angelo, aveva una cordicella in mano che continuava a misurare e continuava a far attraversare il fiume a questo povero Ezechiele, che entrava e usciva, andava più avanti 2 chilometri, entrava e usciva 2 chilometri avanti, entrava e usciva 2 chilometri, arrivato a un certo punto lui ha detto al versetto 5 erano acque, è un fiume che non potevo attraversare perché le acque erano cresciute. Ma in realtà non è vero, perché le acque non crescono, siamo noi che andiamo più avanti. Se ti trovi a mare e tu vai sempre più avanti, sono le acque che crescono o sei tu che sei andato più avanti? Allora è simbolico, chiaramente, le acque non crescono, Dio non cambia. Amen. Il problema nostro è quando ci accontentiamo a stare con l'acqua alle caviglie o quando ci piace giocare nelle pozzanghere, che è ancora più ridicolo e più banale. E siamo lì con i bambini a giocare alle pozzanghere, a saltare, tipo Peppa Pig. E a litigare per la pozzanghera. E mentre saltiamo dalla pozzanghera vediamo qualcuno che ci passa davanti, che si lascia trasportare dalla corrente dello spirito e ci saluta, felice. Vorrei un attimo invitare Tea, puoi venire qua, perché mi ha raccontato un'esperienza bellissima che ha fatto assieme a Mirko, suo marito, qualche, non so quando, a Milano, quanto tempo fa. Vorrei che tu raccontassi l'esperienza in breve, ma semplicemente perché voglio agganciarmi a questa esperienza, la cena al buio. Dunque sì, un paio d'anni fa siamo andati io e Mirko a Milano, all'Unione Ciechi. Loro organizzano queste cene al buio, riproducono completamente l'effetto della cecità. E quindi uno entra, mano a mano c'è questo tunnel e si arriva in questo buio assoluto. Quindi ti devi affidare prima di tutto a un non vedente, perché lui si sa muovere e tu no. Poi ti siedi e in realtà non sai nulla, non riesci a trovare il tuo bicchiere, non sai come riempirlo, non sai dove sono le posate. Poi incontri delle persone, perché queste persone... Incontri, sì, no, deduci la presenza, perché loro parlano e sono al tavolo con te, ma tu non le conosci, sono tutte strane, e tu le conosci attraverso delle parole, ma non le giudichi da un aspetto, non le vedi. E quindi è un'esperienza di affidamento totale, perché devi fidarti di chi non conosci, di una voce basta, devi fidarti di chi ti porta a tavola qualcosa che non conosci. Lui o lei non vedente, quindi ti serve perfettamente, ma io la mia prima cosa è stata questo, mi versa addosso di tutto di sicuro. Avevo il terrore di non poter andare a fare la pipì perché non sapevo dove fosse il bagno, e questo mi ha messo in crisi. E sembra una cosa assurda, però tu sei completamente da un'altra parte, in un altro mondo, che mano a mano devi elaborare e comprendere, e sai che lo puoi fare solo attraverso il lasciarti andare a quella situazione lì. Poi c'è un non vedente che suonava il piano e noi a un certo punto ci siamo messi tutti a cantare perché non c'era più il giudizio. Tanto nessuno ti vede, nessuno ti riconosce. Che ti frega se sei stonato? Tanto. E poi ci siamo messi a ballare, ma
Ballare voleva dire alzarsi dal tavolo. Lo ritrovi te al tuo tavolo? Allora tutti per mano a gente che cioè, non prenderesti mai per mano uno sconosciuto. Lì ti aggrappi, dammi la manina. E poi e non stai l'ultimo che non si stacchi da sto tavolo, che non lo ritroviamo più. Però è stato bellissimo e dietro di noi c'erano dei ragazzi che festeggiavano addio al celibato e questi che innamorati di questa cameriera nel buio totale solo dalla voce. Che bella voce che c'hai, ti sposerei, sposerei te, continuavo. Ed è stata un'esperienza bellissima, un'esperienza che dicevamo insomma sarebbe bello condividere, no? Perché è proprio dove tu hai l'obbligo di scardinarti e affidarti. Finché riuscirai ad attraversare il fiume, non sarai nella pienezza. Finché riuscirai a gestire il tuo cammino, non sarai nella pienezza. Finché sarai tu a decidere dove andare, quando andare, con chi andare, non sarai nella pienezza, perché quando Ezechiele entra nel fiume, nelle acque alte, lui dice così: era un fiume che non potevo attraversare perché le acque erano cresciute, erano acque nelle quali bisognava nuotare. È un fiume che non si poteva attraversare. È un luogo, è un elemento, è una situazione dove non hai più la padronanza. E io so che questo fa una paura dannata. Perché come quando entri in una stanza al buio non hai più i tuoi riferimenti. E non riesci più a gestire la tua vita con le tue false certezze. Non sei più in grado di giudicare, ma sei solo in grado di ringraziare. Perché non sei più tu a gestire la tua vita, ma è qualcun altro. E quando ti immergi nella profondità del fiume, comprendi che l'unica cosa che puoi fare è lasciarti andare, è lasciarti trasportare. Domanda: dove va questo fiume? Risposta: il fiume cerca sempre il mare e non si fermerà finché non lo trova. Il mare sono acque da risanare, sono persone da raggiungere, un mondo morente bisognoso di acqua viva, e ovunque arriverà il fiume tutto vivrà. Il discorso è avere la fiducia nel lasciarsi andare. Guardate un attimo in Giovanni al capitolo 21, dopo che Gesù gli fa quelle famose tre domande, che poi alla fine è la stessa domanda, a volte poi all'ultimo gliela fa in maniera un po' diversa, nell'italiano non lo comprendiamo perché è tradotto uguale, ma nel greco è totalmente diversa la domanda. Al versetto 17, Giovanni 21, 17, gli chiese per la terza volta: Simone di Giona, mi ami tu? Sembra sia la stessa domanda delle due volte precedenti, in realtà nel testo greco è un altro, lui sta dicendo un'altra cosa, non è la serata per trattare questo argomento, però è molto importante. E Pietro si rattristò che per la terza volta gli avesse chiesto: mi ami tu?
In realtà Pietro non era rattristato perché gliel'avesse chiesto per la terza volta, ma perché la terza volta Gesù usa un termine diverso dalle volte precedenti. E gli rispose: Signore, tu sai ogni cosa, tu sai che io ti amo. E Gesù gli disse: pasci le mie pecore. In verità io ti dico che quando eri giovane ti cingevi da te e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio stenderai le tue mani e un altro ti cingerà e ti condurrà là dove tu non vorresti. Ora disse questo per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo gli disse: seguimi. Ora Pietro voltato si vide che gli seguiva il discepolo che Gesù amava, quello che durante la cena si era anche posato sul petto di Gesù e aveva chiesto: Signore, chi è colui che ti tradisce? Al vederlo Pietro disse a Gesù: Signore, di costui che ne sarà? E Gesù gli rispose: se voglio che lui rimanga finché io vengo, venga a te. A te. Mattia. A te. Cosa importa? Tu seguimi. Te. Tu seguimi. Noi troppo spesso facciamo dipendere il nostro cammino da quello che gli altri fanno, da quello che gli altri dicono, da come gli altri reagiscono, da quello che gli altri pensano, da come si comportano, quello che scrivono su Facebook, dalle fotografie che postano, da cosa dovrebbero, vorrebbero o magari si azzarderebbero anche a dirti. A te. Qual è il guadagno di seguire quello che gli altri dicono, quello che gli altri pensano? Ma a te. Tu seguimi. Nella visione di Ezechiele c'è un uomo con una cordicella in mano che misura. Non voglio prendervi troppo tempo. Questa sera c'è un uomo, c'è qualcuno che sta misurando per la tua vita. Non c'è giudizio, non c'è condanna, ma c'è un'analisi talmente chiara, talmente concreta, lì, davanti a te, che ti fa vedere esattamente dove sei. E ognuno chiaramente deve rispondere in maniera propria, quindi non deve dare conto a nessuno. L'acqua dov'è in questo momento nella tua vita? Nelle caviglie, alle ginocchia, ai fianchi? Sono tutte immagini che potremmo, sulle quali potrei stare ore a parlarvi di cosa sono le caviglie, di cosa sono i fianchi, di cosa sono le ginocchia, eccetera, eccetera. La conoscenza. Alla fine il discorso è cosa, dov'è che lo Spirito Santo ci sta chiamando, a che punto siamo e dove stiamo andando, qual è l'obiettivo che abbiamo davanti a noi, a che livello vogliamo andare con il Signore. Perché una cosa è certa: c'è una profondità che ci sta aspettando. C'è un elemento nel quale Dio vuole che ci muoviamo, che qui è rappresentato dall'acqua. Tea ci ha parlato del buio. Sono tutti elementi o condizioni nelle quali non abbiamo più la padronanza. E l'acqua rappresenta il mondo dello spirito, dove tu non puoi attraversarlo, perché se dipendi da lui, è lui che ti dice cosa fare.
E quando tu ti immergi, non puoi lottare contro il fiume. Non puoi lottare contro la sua corrente, perché è un fiume in piena che scende e cerca il mare. Non lottare con la volontà di Dio. Non lottare con quello che Dio ti sta chiedendo di fare. Non lottare per se Dio ti sta dicendo di andare in una determinata situazione. Fidati di Lui. Dillo alla persona accanto a te. Fidati dello Spirito Santo. Fidati dello Spirito Santo. Fidati dello Spirito Santo. Noi abbiamo l'idea che le nostre giornate debbano passare semplicemente a far parte di una comunità, di stare lì buoni, seduti, ascoltare qualcuno che ci insegna, qualcuno che predica e ritornare a casa e l'indomani si riparte nuovamente. C'è qualcosa di molto più grande che lo Spirito Santo vuole fare attraverso di te. Non sei stato creato per essere membro di una comunità, ma per essere cittadino di un regno, per essere re e regnare, dominare, vivere la tua vita nella pienezza del suo Spirito. Dio non se ne fa niente, a Dio non interessa che tu faccia parte di una comunità. Non gli interessa a Dio, non è questa la visione di Dio. Dio non ha membri di comunità, Dio ha figli, perché Lui è Padre. Amen? Lui è Padre, a Lui non interessa la membership. Non gli interessa. La prima cosa che chiediamo quando vediamo un pastore, quando vediamo qualcuno che sta conducendo, quanti membri hai? È anche un po' offensivo, onestamente. Sono proprio... No, il regno di Dio non ha membri di comunità. Il regno di Dio ha cittadini. E questa è la sfida nostra più grande. Passare dalla mentalità di membri di comunità a cittadini del regno. In questo è il ravvedimento, in questo è il rinnovamento della mente. Di quale comunità fai parte? Ma a te. Chi è il tuo pastore? Ma a te. Chi, si dice dalle nostre parti, ma che te cancia? Chi stai seguendo? Chi ascolti tu? Chi ascolto? A chi ascolto? No. C'è una pienezza di un fiume che ci sta aspettando e quest'uomo continua a misurare. E noi continuiamo a passare e noi ci divertiamo a volte nel passare il fiume. Guarda dove mi arriva l'acqua. Foto. Selfie. Posso permettermi di scherzare con voi? C'è la guerra che c'ha la chiesa più grande. È una battaglia, chi ce l'ha più grande? Noi abbiamo una quella più piena di zanzare. È una questione di virilità ormai diventata. Non so se viene poi censurato questo. Ma parliamo, vogliamo essere onesti e sinceri? C'è la battaglia dei numeri. Si misura la benedizione con i membri di comunità, la quantità. Quanti ti seguono sulla diretta? Quanti like? Questo non è neanche l'acqua alle caviglie. Questi sono proprio gli spruzzi che ti arrivano.
C'è un uomo che sta misurando e che ci sta portando avanti. E fin quando avremo l'opportunità di attraversare il fiume, potremmo farci tutti i selfie che vogliamo. Non siamo nella pienezza dello spirito, perché quando sarai nella pienezza dello spirito non potrai più utilizzare il cellulare. E nessuno lo saprà, perché scomparirai, perché scompariremo in Lui. Perché quando c'è una cena al buio si scompare. E l'unico desiderio è stare insieme a qualcuno, perché è Lui la tua salvezza. Ed è lì, in luoghi come questi, dove perdi il controllo, il mio posto. Se mi alzo da qua, come faccio a ritrovare la sedia? Giustamente, chi è che mi porta da mangiare? Chi mi versa da bere? Soprattutto, chi è che ha cucinato? Erano dei non vedenti che hanno cucinato. Ma era buono, era ottimo. Come fanno? Non lo so, loro sono abituati, io no. Loro vivono in una dimensione dove hanno tantissime cose da insegnarti e da insegnarci. Loro vivono nel non vedere, ed è un grande insegnamento per noi, perché ci rivelano un modo di vivere, di interpretare la vita che noi non abbiamo e non avremo mai. Misurò altri 1000 cubiti ed era un fiume che non potevo attraversare perché le acque erano cresciute. Erano acque nelle quali bisognava nuotare, un fiume che non si poteva attraversare. Significa non sei più tu che gestisci il cammino, ma è il fiume che gestisce dove devi andare. Un giorno un uomo disse: è buono, è straordinario avere lo Spirito Santo, ma è molto meglio che lo Spirito Santo abbia te. Amen. È bene ed è buono avere lo Spirito Santo, ma è molto meglio che lo Spirito Santo abbia te. C'è una profondità che noi non conosciamo. E io non posso spingervi nel fiume. Nessuno può spingere un altro nel fiume. Possiamo però cominciare a gustare il desiderio e la visione di essere tutti insieme lì dentro. Quello che Dio farà in Italia è qualcosa che non ha mai fatto in nessun'altra nazione al mondo. Quello che Dio farà in Italia non lo farà attraverso un ministerio, attraverso una comunità. Lo farà attraverso il suo popolo, attraverso le persone che lui ha ovunque, ovunque. Un popolo che finalmente sta comprendendo che il popolo di Dio non è localizzato in un luogo, in una comunità, in una denominazione, in un determinato posto dove c'è un determinato messaggio, ma che il popolo di Dio è ovunque, è ovunque. E Dio lo farà in Italia, ma Dio desidera servirsi di ognuno di noi. E vorrei concludere qui, andiamo un attimo in Luca al capitolo 9, al versetto 1. Luca capitolo 9, versetto 1. Poi, chiamati insieme i suoi 12 discepoli, diede loro potere e autorità sopra tutti i demoni e di guarire le malattie, e li mandò a predicare il regno di Dio e a guarire i malati. Gesù manda i suoi 12 a predicare il regno di Dio, a cacciare i demoni e a guarire i malati.
predicare il regno di Dio, cacciare i demoni e guarire i malati. Non è difficile. Predicare il regno di Dio, cacciare i demoni e guarire i malati. Guardate al versetto 10. Quando gli apostoli ritornarono, raccontarono a Gesù tutte le cose che avevano fatto. Allora egli li prese con sé e si ritirò in disparte in un luogo deserto di una città detta Betsaida. Ma quando le folle lo vennero a sapere, lo seguirono ed egli le accolse e parlava loro del regno di Dio e guariva coloro che avevano bisogno di guarigione. Qua vediamo il cuore immenso di Gesù, che anche in un momento in cui voleva dedicarsi alla sua privacy, alla privacy dei suoi discepoli, nel momento in cui le folle lo vennero a sapere, lo seguirono, lo beccarono lì dove era, e Gesù non si arrabbiò. Non è che disse, ragazzi, datemi 10 minuti per favore, un riposino, andare in bagno, datemi un attimo. No, la Bibbia dice che Gesù quando le vide, le accolse. E quando le accolse, parlava loro del regno di Dio e guariva tutti coloro che erano malati. Quando parliamo della profondità del fiume, stiamo parlando non del fatto che Dio vuole che tu sia perfetto, ma Dio vuole che tu ed io siamo disponibili per il suo regno. Dio non cerca persone perfette, Dio cerca persone disponibili. Lui non cerca persone perfette perché lui sa che non potrebbe mai averle. Nessuno lo è, nessuno lo sarà mai. Per quanto spirituali potremmo vivere o potremmo essere o sembrare, non saremo mai perfetti. Perché Dio non sta cercando perfezione, Dio sta cercando disponibilità. Ed è meraviglioso quando c'è disponibilità, perché non c'è limite. Un giorno Dio mi disse queste parole: non c'è limite a quello che io posso fare quando trovo una persona disponibile. Non esistono limiti a quello che io posso fare quando c'è una persona disponibile. Vi ricordate quando Anania a Damasco ricevette la parola da parte di Dio e Dio gli disse: vai a casa di un certo Giuda e lì troverai un certo uomo che si chiama Saulo, viene da Tarso, imponigli le mani perché lui deve recuperare la vista e digli che lui è uno strumento che io userò. Anania era lì ed era scioccato, dicendo al Signore: ma stai scherzando? Io ho sentito dire che questo tizio ha autorità da parte dei sacerdoti per imprigionare tutti coloro che invocano il nome di Gesù e tu mi stai dando il suo indirizzo? Cioè tu mi stai dicendo dove abita in questo momento e tu vuoi che io vada e citofono e mi faccio aprire per andare da lui nella sua stanza? E Gesù gli disse: sì, perché io gli sono apparso e lui sta aspettando, perché in visione gli ho mostrato un uomo che si chiamava Anania. A te ho parlato di lui, a lui ho parlato di te. Che dobbiamo fare? Facciamo questo incontro, sì o no? E la cosa scioccante è che Anania gli dice: sì, signore. Ma la cosa ancora più scioccante è che quando Anania arriva, entra in casa e trova Saulo da Tarso che è lì, che non mangiava, non beveva da 3 giorni e pregava, ed era cieco, arriva lì, e meno male perché era cieco, gliel'ho detto per questo, fratello Saulo. Lo ha chiamato fratello Saulo. Sarà stato incoraggiato dal fatto che probabilmente non ci vedeva in quel momento. Ma come si fa a chiamare un uomo che aveva devastato la chiesa fino a quel momento, che aveva ucciso Stefano, ucciso altre persone, incarcerato altri e costretti a bestemmiare e a rinnegare la fede? Tu vai da lui e glielo chiami fratello. Fratello, ma manco cugino di terzo grado, neanche parente lontano. Sa da quale stirpe degli ippopotami arriva questo qua?
manco dalle scimmie. Quando Dio trova qualcuno disponibile, e questo me la dice lunga, che Dio non lo disse agli apostoli, ma dovette dirlo ad un emerito sconosciuto, Anania. Infatti nessuno sapeva chi fosse, nessuno sapeva chi fu dopo, perché scompare. Dopo Atti 9 appare come un fungo e scompare. Ma un solo atto di disponibilità ha cambiato il mondo intero. Sabato scorso ci trovavamo a Lecce, insieme a Mary, siamo entrati eravamo nell'albergo e mentre eravamo lì alla reception aspettando che ci assegnassero la sala per la riunione, passa una donna ben vestita, con un taglier, un taglio di capelli particolare, e all'interno dell'albergo, nel cortile dell'albergo, c'era una festa, c'erano luci, c'era musica, eccetera eccetera. E passa questa donna insieme ad altre, ma questa donna era particolare, e lo Spirito Santo parla al cuore di Mary e gli dice queste parole, lei dice queste parole: questa donna che tu stai vedendo oggi fa il compleanno e io voglio che tu le faccia un regalo da parte mia. Prendi carta e penna e scrivi quello che io ho da dire a mia figlia. Puoi anche non ascoltare lo Spirito Santo, ma starai sempre con l'acqua alle caviglie. E se vuoi crescere, devi imparare ad obbedire a quei piccoli input che Lui ti dà, che sembrano piccoli, ma che poi ti portano ancora più in profondità. E lei cominciò a scrivere, ha scritto un papello enorme. E lei ha consegnato questo foglio ad una che sapeva che era nella festa. E lei venne a me e mi disse: sai, ho dato questo foglio ad una signora, un'amica. Ho detto: no, assolutamente no, se Dio ti ha detto di darlo a lei, devi darlo a lei e ti devi prendere la responsabilità. Lei andò da quella signora, prese il foglio, cercò quella donna nella mezzo alla confusione, andò da lei e le disse: io non so chi sei, non so come ti chiami, ma Dio mi ha detto che oggi è il tuo compleanno. E lei fa: tu come lo sai? Appunto. Dio mi ha detto che tu sei sua figlia e questo è il suo regalo per te. Fiume di lacrime. Immaginate. Un solo atto di disponibilità e di ubbidienza. Guardate com'è dolce, papà. È dolcissimo. Quella è mia figlia, oggi fa il compleanno e voglio che gli fai un regalo da parte mia. Non è dolcissimo? Bello, cosa luce e zuccherato. È dolcissimo, dai. È dolcissimo, è un padre meraviglioso che ti dice e ti dice addirittura che è il compleanno di quella persona. La donna faceva 50 anni quella sera, aveva tutti i suoi amici e aveva in mano il regalo più grande che potessero mai dargli. La disponibilità è una delle armi più straordinarie. Quando tu ti prendi, ti lasci prendere per mano e ti fai condurre avanti. Dove andremo? Non si sa. Una cosa è certa, Dio dice: io conosco i pensieri che ho per voi, pensieri di pace e non di male, per darvi un futuro e una speranza. Amen. E voglio concludere con, andiamo a leggere in Prima Corinzi capitolo 2, versetto 9 e 10 e 12. Sto andando sull'onda di quello che lo Spirito Santo ci ha dato con il canto in estemporanea. Sto rimanendo su quel tema, naturalmente. Prima Corinzi 2, versetto 9. Come sta scritto? Prima Corinzi 2, versetto 9 e 10. Ma come sta scritto? Le cose che occhio non ha visto,
e che orecchio non ha udito e che non sono salite in cuor d'uomo sono quelle che Dio ha preparato per quelli che lo amano. Dillo alla persona accanto a te: Dio ha preparato cose straordinarie per te. Diglielo: Dio ha preparato cose che tu ancora non hai visto, che tu ancora non hai udito e che non sono ancora entrate minimamente nel tuo cuore. Queste sono le cose che Dio ha preparato per te. E guardate il versetto 10. Dio però le ha rivelate a noi per mezzo del suo Spirito, perché lo Spirito investiga ogni cosa, anche le ditelo insieme a me, profondità. Lascia la superficie e vai in profondità. Lascia la superficie e fatti prendere dalla mano di Dio e fatti portare in profondità. Non avere paura di annegare, non avere paura di affogare. La sua grazia è come un mare nel quale noi ci immergiamo e ci sono delle profondità che ancora tu ed io non conosciamo, ma dove lo Spirito Santo ci porterà. Questo è ravvedimento, cambiare il modo di pensare, mettere in discussione tutte le certezze che abbiamo. Questo è ravvedimento. Se la predicazione del Vangelo ti porta il dubbio, non necessariamente dal diavolo. Se ti porta paura, sì. Ma se ti porta in crisi, allora forse Dio ti sta portando ad un nuovo livello. Sei abituato con le acque alle caviglie, ti fa paura l'acqua alle ginocchia. L'acqua alle caviglie, il nostro modo di camminare, dove impariamo a camminare a poco nella nostra giovinezza, arriva un momento in cui Dio ti porta in profondità e l'acqua ti arriva nelle ginocchia. Qua parla del modo in cui qualcuno lo definisce il nostro mondo, il nostro momento di preghiera, dove facciamo un salto, dove sperimentiamo qualcosa di più grande nella preghiera. Qualcuno parla delle articolazioni principali delle gambe, dove c'è una responsabilità maggiore, dove ci permette di salire, dove ci permette di articolare il nostro cammino, dove l'acqua dello Spirito condiziona il nostro camminare. Ma c'è l'acqua ai fianchi. Nella cultura ebraica i fianchi rappresentano il carattere, dove Dio ti lavora ai fianchi, dove impari la perseveranza, la persistenza, la costanza. Nonostante le difficoltà, continua a lodare Dio in ogni tempo, dove nel momento delle difficoltà la lode non manca mai dalle tue labbra, perché hai deciso che la lode non è quella che fai in chiesa, ma è uno stile di vita, è il tuo ossigeno, dove non puoi fare a meno di lodare e ringraziare Dio ogni giorno. Ma c'è di più, dillo insieme a me: c'è di più. Ed è qualcosa che tu ed io non conosciamo, onestamente. Chi può insegnarci certe cose? Chi? Dario, chi ha questa esperienza oggi in Italia? Lo Spirito Santo. Parlavo dell'Italia. Chi può insegnarci, onestamente? Chi è andato abbastanza avanti per poter dire è così? Non credo che ci sia qualcuno. Ecco perché noi siamo una generazione di Giovanni Battista, usati da Dio come uno spartiacque, mandati da Dio per preparare un popolo ben disposto. Amen. Mandati da Dio per preparare la via del Signore. E chi è in prima linea si prende le prime botte.
e si prende le botte più, quelle più toste. E tu fai parte di questa generazione, ma chi può insegnarci? Abbiamo tanti insegnanti e tanti maestri, ma chi veramente ci può discepolare se non lo Spirito Santo? A quale scuola dovremmo andare se non a quella dello Spirito Santo? Lui è il fiume, lui è colui che ci conduce e lui è nello stesso tempo il fiume che ci trasporta. Lui è colui che ci prende in mano e lui stesso è l'elemento nel quale veniamo immersi. Versetto 12 dice: ora noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo spirito che viene da Dio, affinché conosciamo le cose che ci sono state donate da Dio. E voglio dirvi, è il momento in cui dobbiamo veramente decidere cosa fare da grandi. Veramente dobbiamo decidere cosa fare della nostra vita. Veramente dobbiamo decidere in che modo vogliamo seguire il Signore. Perché se stiamo in una sala dove ci vediamo secondo i nostri criteri, secondo le nostre debolezze, noi ci giudichiamo. Che sta maglietta, ma che colori è? Ah, te l'ho data io sta maglietta. Sa che stavo pensando quando sono... Vedete, ci giudichiamo, cioè, quello è vestito così, quello è così, quello è così. Quando siamo al buio non riusciamo più a vedere e abbiamo la necessità di fidarci. Magari la persona che stavi criticando fino a 5 minuti prima diventa la persona che in realtà diventa il tuo sostegno e diventa la persona, l'unica persona della quale ti puoi fidare. Questo ci insegna il fatto che tu ed io, ognuno di noi, ha qualcosa di speciale, di meraviglioso dentro di sé. Insostituibile. E allora abbiamo bisogno gli uni degli altri. Allora abbiamo bisogno di stare insieme, abbiamo bisogno di unirci, abbiamo bisogno di confrontarci, non di separarci. Io appartengo a quello, io appartengo, io ascolto quello, noi io frequento quello. C'è una mano dal cielo che fa così. Ma dove dobbiamo andare? Dove dobbiamo andare con questa mentalità? C'è una profondità meravigliosa che ci sta aspettando e abbiamo bisogno di sperimentarla insieme, in Lui e con Lui. E questa sera lo Spirito Santo ha il metro nelle mani, la misura nelle mani, e Lui vuole farti vedere dove l'acqua, a che punto è l'acqua nella tua vita, a che punto del fiume sei. Ed è importante che tu ed io comprendiamo che questo non determina assolutamente un giudizio nella nostra identità, ma semplicemente abbiamo bisogno che i nostri occhi si aprano per capire che c'è molto di più che ci sta aspettando, qualcosa di molto più grande che noi ancora non comprendiamo. La storia ci insegna di movimenti di Dio che hanno fatto la storia negli Stati Uniti, in Africa, in Asia, in Cina, situazioni veramente quasi imbarazzanti, città intere senza più malati negli ospedali, città intere con le prigioni svuotate. Dio veramente fa smisuratamente al di là di quello che noi chiediamo o pensiamo. Città in Guatemala dove il 92-93% delle persone è riunito insieme la domenica, non in un locale, perché non ci sono locali abbastanza grandi. Fanno tutte le riunioni
nell'unica piazza del paese. E se ci sono queste riprese aeree, se voi vedete su YouTube, straordinarie, con un palco gigantesco e tutte queste strade che arrivano nella piazza, tutte piene di persone, decine e decine e decine di migliaia di persone, dove anche l'agricoltura è impazzita, dove ogni carota che viene piantata è tanta. Non sto scherzando, ci sono i video. La benedizione di Dio è stata talmente immensa che tutto il popolo cominciava a pregare e cominciava a ringraziare Dio, a reclamare la benedizione, dove questo paese è diventato il paese con la maggior percentuale di esportazione nel paese del Guatemala. Ed era un paese poverissimo, dove non c'era più raccolta. Ogni cocciraccina era melone. Ogni acino di uva. Ci sono i video, se voi vedete questi video, ci sono i video, si chiama Transformation. Andate a vedere cose incredibili che sono successe, veramente, non sto scherzando. Li trovate su YouTube? Eh? Mai visto? Tu sai cos'è YouTube, sì? Sì, sì, nella terra promessa, no? C'è un grappolo che era portato da persone con una stanga, no? Ogni... Dio veramente fa cose straordinarie, cose meravigliose. Credetemi, Dio è al di là. Luoghi in Argentina dove durante riunioni di risveglio, riunioni di evangelizzazione, nelle tende, nelle grandi tende, l'unzione di Dio era talmente grande che le persone che passavano con gli autobus a quasi un chilometro di distanza si inginocchiavano dalla presenza di Dio nei pullman e invocavano il nome del Signore Gesù per la salvezza nella loro vita. Ci sono cose che sfidano la nostra mentalità. Allora la domanda è oggi, stasera, dov'è l'acqua? In che modo sto seguendo il Signore? Può lo Spirito Santo fidarsi di me per mandarmi da un Saulo? Lo sto giudicando Saulo? Oppure lo Spirito Santo mi può parlare per portargli salvezza? Comprendete dove stiamo andando, in che direzione stiamo andando? È tempo di ravvedimento, è tempo di cambiamento, è tempo di crescita, è tempo di espansione, è tempo di veramente di mettersi in movimento, di fare cose che non hai mai fatto prima. E questo è quello che voglio chiedere stasera, mentre ci alziamo tutti in piedi, dai. Fede, dai. Di chiedere allo Spirito Santo di farci fare cose che non abbiamo mai fatto prima. Hai mai pregato per un malato in un supermercato? Hai mai avuto una parola profetica per la commessa per la barista? Una parola di conoscenza per quello che ti sta accanto con la macchina fermo al semaforo. Apriti ai doni dello Spirito, apriti ad una vita soprannaturale, soprattutto apriti ad una disponibilità dove lo Spirito Santo può avere fiducia in te nel dirti di fare cose che finora non hai fatto mai. Certo, a volte andiamo un po' nel panico, no? È da Dio, non è da Dio, è da Dio, non è da Dio. Meglio sbagliare pensando di fare la volontà di Dio che non sbagliare mai, perché abbiamo paura di sbagliare. La paura di sbagliare ci paralizzerà sempre
e non ci farà fare mai niente. Ma è meglio sbagliare cercando di fare la volontà di Dio, perché almeno impariamo per la prossima volta. E se sbagli, non dire ah, io non lo farò mai più, che vergogna. No, lo Spirito Santo vuole servirsi di te. Qualunque sia la tua età, qualunque sia la tua preparazione, se pensi di avere bisogno di una scuola biblica per fare questo, l'acqua non è neanche alle caviglie. No, lo Spirito Santo vuole incoraggiarti questa sera ad entrare e ad andare molto più in profondità. Amen. Chiudi i tuoi occhi, alza le tue mani verso il Signore e diglielo: serviti di me, Signore. Dammi una vita dinamica, una vita che mi porta nella profondità del tuo spirito, ovunque mi troverò. Posso raccontarvi testimonianze di come Dio ha dato il numero di telefono di alcune persone che si stavano suicidando. Dio ha dato ad alcuni il numero di telefono di persone che si stavano suicidando, e queste persone hanno ricevuto una telefonata. Dall'altro lato c'era qualcuno che diceva: non so chi sei, non so dove abiti, ma stavo pregando e Dio mi ha dato il tuo numero di telefono. Dio mi ha detto che ti stavi togliendo la vita e Dio mi ha detto di dirti che Lui ti ama e che ha il meglio preparato per te. Dio fa queste cose. Dio fa queste cose. Alleluia. Thank you.
ho sentito insegnamenti e predicazioni su questo argomento, sul fatto che la vita con Dio è una vita controcorrente. Avete sentito pure voi, no? Che con Dio la vita è una vita spesa controcorrente, controcorrente, controcorrente. Non vi siete stancati di andare sempre controcorrente? Perché la Bibbia non dice che dobbiamo andare controcorrente. La Bibbia dice che dobbiamo lasciarci trasportare dal fiume. Dobbiamo smetterla di vivere una vita sempre cercando di andare contro qualcuno. La vita di Cristo non è una vita controcorrente. È Lui che ha segnato la corrente. È Lui che ha determinato la corrente. Quindi non devi nuotare controcorrente. Noi non siamo nel fiume di questo mondo. Noi siamo nel mondo, ma non siamo del mondo. La parola mondo non parla della terra, parla del sistema. La parola mondo nel greco parla del sistema, del modo di ragionare. Noi siamo in questo mondo, ma siamo nel fiume dello Spirito. La nostra vita non è destinata ad andare controcorrente, la nostra vita è destinata ad andare nella profondità del fiume e a lasciarci trasportare dalla corrente. Quando noi comprendiamo questo, noi entriamo nel riposo, smetteremo di sentirci degli alieni e cominceremo a sentirci re e figli di Dio. La tua vita non serve per dimostrare che gli altri sono sbagliati e che tu sei nel giusto. Noi siamo chiamati a stare nel fiume e ovunque il fiume arriverà, tutto vivrà. L'opera non è tua, l'opera è sua. Noi mettiamo soltanto la disponibilità della nostra vita. Eccomi, disse Isaia, manda me. Siamo dei canali, siamo strumenti. Così come il nostro fratello sta suonando una tastiera, un pianoforte, noi siamo quel pianoforte. È lui che ci sta suonando. Noi non esistiamo per suonarle a qualcuno, noi esistiamo per essere suonati. Noi non usiamo Dio per farci per sentirci migliori degli altri. È Dio che si serve di noi per far vedere agli altri che Lui è buono ed è meraviglioso ed è un Padre misericordioso. Quindi non sei chiamato ad andare controcorrente, sei chiamato a trovare il tuo fiume e a farti trasportare dalla corrente. Quindi possiamo cantare quanto vogliamo, Spirito Santo, se non entriamo nella mentalità che siamo strumenti meravigliosi nelle mani di Dio, per favore non fare che questa serata sia un'altra serata e poi domani c'è un'altra serata, poi domani c'è un'altra serata, poi arriverà qualcun altro, poi ci sarà un'altra serata e poi un'altra lezione e poi un'altra riunione, ma che la prossima riunione possa trovarti con un piede più avanti nel fiume. Amen. Con il livello più alzato dell'acqua nella tua vita, e che tu possa arrivare alla riunione di domani dicendo: ho fatto esperienza dello Spirito Santo, sto crescendo, Lui mi sta insegnando, Lui si sta usando di me. Certo non sono perfetto, ma ho imparato ad essere disponibile, ho imparato a dirgli di sì ogni qualvolta Lui mi chiama, ogni qualvolta Lui mi sveglia, ogni qualvolta Lui mi dà un comando, ogni qualvolta Lui mi dice di fare qualcosa. Oh, non sarò perfetto, ma sto crescendo nella disponibilità. E prima o poi certe cose cambieranno nella mia vita, lo so, quel vizio si leverà, scomparirà, quella determinata situazione cambierà, lo so, ma so che questo non è un problema, perché è il mio cuore che fa la differenza. Non sono i tuoi vizi che fanno la differenza, è il tuo cuore che fa la differenza. Non è la condizione che vivi che fa la differenza, è il tuo cuore che fa la differenza. Per favore, metti gli occhi sulla profondità del fiume. Amen.
Spirito, 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 Spirito Santo, Santo, Spirito. Usciamo dai nostri posti, veniamo qua davanti un attimo. Voglio farvi vedere quello che fa lo Spirito Santo stasera. Non ci sarà qualcuno di particolare che ministra nella vostra vita. Venite, 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 venite da questo lato. Mettiamoci tutti omogenei, giriamoci tutti gli uni verso gli altri. Quanti, per favore, tutti quelli che lo sentono, non nessuno si deve sentire costretto, chiaramente, venite, venite, avvicinatevi, avvicinatevi, non vi preoccupate, non è zona santa questa qua, è tutta zona santa. Vogliamo vedere qualcosa che Dio fa nella nostra vita? Sì? Ora tu pregherai e Dio ti darà qualcosa per qualcuno. Ti ho fregato stavolta. Perché tutti pensano che debba esserci sempre il pastore che fa lo show con l'imposizione delle mani. No, no, lo show lo facciamo tutti insieme. Se è spettacolo lo facciamo tutti insieme, siamo tutti protagonisti stasera. Amen? Allora voglio chiederti di chiudere un attimo i tuoi occhi e di chiedere allo Spirito Santo di darti qualcosa per qualcuno. Può essere una parola di incoraggiamento, una parola profetica, una parola di conoscenza. Semplicemente Dio ti chiama a pregare per la malattia di qualcuno, per la situazione di qualcuno. Ogni singola persona pregherà per qualcuno. Ciò significa che mentre tu andrai verso quella persona magari sta andando da un'altra parte perché sta pregando. E ci rincorriamo tutti quanti. Però per favore stasera, tutti, nessuno escluso, dice ma io non sono degno. E chi lo è? Tutti lo siamo in realtà per il sangue di Gesù. Amen? Chiudi i tuoi occhi un attimo. E ripeti insieme a me queste parole. Spirito Santo, ti do la mia disponibilità. Serviti di me ora. Lo desidero con tutto il mio cuore. Ora apri i tuoi occhi e guardati in giro e lo Spirito Santo ti mostrerà qualcuno. Nessuno deve stare fermo stasera. Questo è il miracolo più grande. Quando il corpo funziona, membra gli uni delle une delle altre, ci prendiamo cura gli uni degli altri. Amen. Guarda in giro e lascia che lo Spirito Santo ti indichi una persona per la quale devi pregare. Se hai già ricevuto, vai come un cecchino. Dai. Dio ti darà una parola, Dio ti darà un pensiero, semplicemente puoi sentire anche semplicemente di abbracciare qualcuno. Non devi fare spettacolo, devi semplicemente, può essere la stessa persona per la quale un altro sta pregando, non ha importanza, ma muoviti nel nome di Gesù. Cammina in questo fiume.
C'è anche il palco se qualcuno sente di pregare per quei, per quelli, anche per quello pelato dietro a... Dai, preghiamo gli uni per gli altri, dai, nel nome di Gesù, lo Spirito Santo si serve di te in maniera potente, tu non hai idea. Ministriamo, ministriamo nella potenza dello Spirito, ministriamo nella profondità, ministriamo in maniera profetica stasera. Dai, questa è una buona occasione, anche per sbagliare, non vi preoccupate, è il miglior momento, è il miglior luogo per poter sbagliare. Una, due, tre, tea, non una, più di una. Alleluia, non limitare lo Spirito Santo, non limitare lo Spirito di Dio, non sentirti piccolo, non sei piccolo, sei figlio. Fermiamo, dai, anche una, due, tre, in più, non ha importanza, ministriamo gli uni agli altri, dai, accetta questa fiducia, questa confidenza con lo Spirito Santo, fai esperienza e cresci in questo. Parole profetiche, rilascia parole profetiche, rilascia parole da parte di Dio, anche un abbraccio pieno dell'amore del Padre. Lascia che lo Spirito Santo si serva di te. Dai, dai, non stare fermo. Alleluia. Alleluia. Dai, continuiamo, non ci fermiamo. Non limitare lo Spirito Santo. Non limitare lo Spirito Santo. Non limitare lo Spirito di Dio, è meraviglioso. Continua, continua, sii strumento, sii a disposizione dello Spirito. Cresciamo in questo. Cresci nello Spirito. Grazia su grazia e pioggia che scende, che bagna e guarisce il mio cuore. E grazia su grazia è un fiume che scorre, che lava e rinnova il mio amore. Perché? Dai, non limitarlo, non limitarlo, sbloccati in quest'area, sbloccati nel nome di Gesù. Ministra, avrai, prendendo fiducia stasera, avrai fiducia uscendo fuori da questo luogo, avrai fiducia nei bar, nei supermercati, al cinema, ai ristoranti, per strada, alla posta, in banca, nel tuo posto di lavoro. Alleluia. Altro tesoro non trovare mai. Continuiamo, continuiamo ancora, qualche minuto, dai, prima di terminare.